serve il coraggio. C'è addirittura chi dice facciamola aumentare completamente l'IVA con quello che... Con io non quello ho detto che, questo con, però, No, vabbè, no, dico, c'è anche chi pensa questo però. I soldi possono essere spesi... Completamente non si può fare perché l'IVA è un'imposta molto regressiva, nel senso certo. che colpisce allo stesso modo... persone di ceto diverso, se per esempio viene messa sul latte, adesso dico per dirlo, su prodotti che tutti comprano, perché tutti la pagano allo stesso modo indipendentemente dal reddito. E in un paese che ha i consumi ridotti al lumicino bisogna agire con molta attenzione. Però c'è un punto su cui Fioramonti ha perfettamente ragione. Qui noi abbiamo uno Stato che dovrebbe fare tre cose essenzialmente, la sicurezza, la sanità e la scuola. Queste sono le cose fondamentali, no? Poi dopo c'è buttare i soldi nell'Alitalia, nazionalizzare qualunque, quelle sono cavolate, no? Allora, quelle sono le cose che vanno fatte. Ora, sulla scuola noi spendiamo 13 miliardi in meno degli altri paesi europei. Abbiamo una situazione di dispersione scolastica che è il 40% in più al sud, peggio. Abbiamo test invalsi che ci dimostrano che abbiamo nel mezzogiorno, siamo sotto media europea dappertutto. In terza media i ragazzi non capiscono il test, un testo basilare al 30% dei ragazzi. Noi stiamo preparando il disastro della società italiana. Il disastro! E sulla sanità, di cui nessuno si sta occupando, sta parlando, noi siamo in una condizione per cui gli italiani sono costretti a spendere 40 miliardi di euro all'anno in sanità privata, perché per fare una mammografia ci vogliono 13 mesi. Allora, in un paese normale, uno direbbe, lo Stato fa due cose bene, due, e fa questa scelta e lo spiega, signori, io lo capisco che il reddito di cittadinanza è importante dare un sostegno, ma volete sapere i numeri? Sono tornato dalla Sicilia, 1.100.000 di spesa, 158.000 persone con reddito di cittadinanza, sapete quanti posti sono stati trovati di lavoro dai navigator? 30, sapete quanti sono i navigator? 459, non ci si può permettere tutto, perché così Fioramonti, non si va da nessuna parte.